L'edificio di cui stiamo parlando è un edificio che si trova a Milano, via Mazzali, è un edificio multipiano, 6 piani fuori terra, 11 appartamenti. Un edificio concepito 4 anni fa come un edificio ad alta valenza energetica. Intorno a un tavolo, 4 anni fa, ci siamo seduti con un imprenditore evoluto che ha voluto fortemente questo tipo di edificio a bassissimo consumo energetico e ha chiaramente unito intorno a un tavolo queste polivalenze professionali che hanno permesso un iter progettuale talmente evoluto da arrivare agli obiettivi che vi siamo detti. 65 kW di potenza termica e 35 kW di potenza frigorifera sono le due condizioni di energia che questo edificio di cui ha bisogno, di questo edificio per funzionare. Questo edificio è stato certificato in classe A CENED, Regione Lombardia, e classe A Gold, Casa Clima. L'impiantistica evoluta che è all'interno di questo edificio è composta sinteticamente da una pompa di calore che chiaramente produce caldo e freddo d'assorbimento, un sistema impiantistico a pavimento radiante che ci permette di fare il caldo e il freddo, un sistema di deumidificazione per il solo periodo estivo, un sistema di ventilazione centralizzato ad alta efficienza per ricambiare chiaramente all'interno degli ambienti l'aria e quindi espellere l'aria viziata. E poi un sistema di pannelli solari 50% per produrre acqua calda sanitaria e un sistema di impianto fotovoltaico per poter permettere di sopperire ai consumi dell'energia primaria della pompa di calore e portare tutto questo a energia zero. L'impianto di climatizzazione che abbiamo chiaramente scelto e voluto fortemente è un impianto che ci ha permesso sicuramente di raggiungere alti livelli di efficienza. Consumi ridottissimi di energia primaria, soprattutto di energia elettrica, perché era uno di quegli obiettivi che ci eravamo posti nella progettazione integrata, e sicuramente bassa manutenzione. Brevemente, per quanto riguarda l'efficienza, ci ha permesso, combinata praticamente a pannelli fotovoltaici, di poter raggiungere veramente quasi energia zero. Questo, tra virgolette, richiesto anche da Casa Clima, ecco il motivo per cui siamo riusciti a raggiungere la classe energetica A Gold, perché siamo riusciti a portare le emissioni di CO2 in ambiente a 2 kg al metro cubo anno. Questo è un notissimo risultato dovuto proprio alla tipologia dell'impianto scelto come sistema di pompa di calore. Consumi ridotti perché chiaramente siamo riusciti a dividere l'energia primaria in gas metano e in energia elettrica, quindi il contenuto di energia elettrica ci ha permesso poi di utilizzare i pannelli fotovoltaici. Bassissima manutenzione perché questo sistema rispetto agli impianti tradizionali, pompe di calore elettrica, chiaramente ha pochissimi organi in movimento. Il risultato ottenuto per quello che riguarda l'efficienza e la soddisfazione dei clienti è stato per quello che ci è potuto chiaramente verificare, si è potuto verificare, abbiamo potuto toccare con mano direttamente, è stato ottimo. Sia sotto l'aspetto del comfort ambientale raggiunto con i sistemi appena descritti e soprattutto sui consumi energetici. Abbiamo monitorato, e questo chiaramente voluto in modo diretto dal costruttore dell'edificio, abbiamo voluto monitorare sia il periodo estivo che il periodo invernale. E abbiamo verificato che di media i consumi pro capite per appartamento non sono andati oltre i 300 euro anno di consumo energetico per ottenere chiaramente un ottimo comfort nel periodo invernale, nel periodo estivo e per l'utilizzo di acqua calda sanitaria.